Poracci, oggi niente, solo risposte sbagliate, perché quello di oggi sarà un video lunghissimo e c'è veramente poco tempo da perdere. Però ci tenevo a ringraziarvi per ieri sera, per l'incredibile supporto che mi avete dato in live. Eravamo quasi in 500, un numero che non mi sarei mai aspettato di raggiungere così rapidamente anche sulla piattaforma Viola. Spero vi siate divertiti tanto quanto me e sul serio vi ringrazio dal profondo del cuore per aver preferito il mio canale ad altre realtà, magari più professionali, grandi e coinvolgenti, ma di sicuro meno poracce. Grazie a tutti quelli che c'erano, a quelli che torneranno anche questa sera per continuare a discutere il direct e a chi arriverà solo in un secondo momento. Ancora ho difficoltà nel realizzare di essere riuscita a raggiungere certi traguardi e senza di voi non ce l'avrei mai fatta. Bene, diamoci dentro! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in uscita nel 2022, in particolare nella prima parte. Quello di oggi sarà un video lunghissimo e devo mettere in pausa il TG Poro perché dobbiamo assolutamente parlare del Direct di ieri sera. Per me si è trattata di una grandissima presentazione, un ritmo impeccabile, tanti annunci importanti ma soprattutto tanti segnali incoraggianti da parte di Nintendo che sembra veramente intenzionata a rendere questo 2022 il nuovo 2017. E dopo un direct del genere inizio a crederci anche io che quest'anno vedremo i fuochi d'artificio su Switch. Quindi andremo a ripercorrere tutti gli annunci di ieri sera. Dove possibile vi darò dettagli e informazioni che non sono stati esplicitati durante il direct e finiremo con una bella valutazione finale della presentazione, che ci permetterà anche di tirare le somme su quello che sarà il futuro di Nintendo nei prossimi mesi. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a unirvi ai ranghi dell'Armata Poraccia nella conquista di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like per entrare in prima linea, seguitemi sul sito Viola per entrare a far parte delle truppe di sfondamento e anche su Instagram e Telegram per le operazioni di ricognizione. Trovate tutti i link utili in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Non vi nascondo che sono molto fiero di aver anticipato in modo abbastanza corretto lo svolgimento del Direct e alcuni dei suoi più importanti annunci. Questo perché significa che il percorso di informazione quasi giornaliero che affrontiamo insieme qui su YouTube ha il suo senso e non vi ho fatto buttare il vostro tempo. Insomma, seguire il TG Poro può avere la sua utilità, no? No? Sì, vale la pena. Bene, apriamo le danze con Fire Emblem. Era nell'aria che Nintendo volesse ripescare in qualche modo uno dei suoi brand più solidi degli ultimi anni e sì, era anche piuttosto logico che si decidesse di continuare con la linea narrativa di Three Houses, ma non mi sarei mai aspettato un altro Warriors. Immagino la delusione dei fan più accaniti, ma fossi in voi non abbandonerei la speranza. L'anno è ancora lungo e credo che sentiremo nuovamente parlare di Fire Emblem, magari con il tanto vociferato remake di un classico della serie. Per il gioco, che dire, si tratterà di una sorta di What If, proprio come è stato fatto con Age of Calamity, solo che questa volta non si tratterà di un prequel, ma di una sorta di route alternativa a quelle ufficiali. Il titolo, che rimane un musu, sembra interessante. Speriamo solo lavorino parecchio sull'ottimizzazione del motore grafico. Il gioco è in arrivo il 24 giugno e avrà anche una limited edition. Appena prenotabile, ve la segnalerò nel gruppo Telegram delle offerte poracce. Finalmente abbiamo novità su Advance Wars Reboot Camp, la cui data di uscita è stata spostata all'8 aprile. Dopo aver riguardato con attenzione il trailer, posso dire che sono felicissimo che WayForward si sia preso tutto il tempo per ritoccare al meglio questo grande classico e i miglioramenti ci sono e sono notevoli. Il gioco sarà interamente doppiato, la grafica sembra aver guadagnato parecchio in fluidità e pulizia generale, inoltre ci sono una marea di novità, tra cui l'editor delle mappe e il multiplayer online. Il prezzo pieno so che spaventerà molti, però tra aggiornamento grafico e offerta contenutistica, ricordiamoci infatti che si tratta di due giochi in uno, alla fine non si tratta di una proposta da bocciare a prescindere. Poi il primo annuncio totalmente random della serata, No Man's Sky su Switch. Si tratta di uno di quei titoli che non mi attira tanto per il gioco in sé, quanto piuttosto per l'idea di veder girare una produzione così mastodontica su una console portatile. Dalle prime immagini sembra che gli sviluppatori siano riusciti a tirare fuori una conversione incredibilmente stabile, con una buona resa grafica e un'ottima fluidità
fluidità, ma prima di sbilanciarmi sull'effettiva qualità del porting, preferisco aspettare le prime recensioni. Si tratterà della versione più aggiornata di No Man's Sky, che ha tonnellate di contenuti aggiuntivi rispetto al Day One, e l'uscita è prevista per una generica estate 2022. Ed eccoci a uno degli annunci più assurdi della serata, forse quello che più mi ha coinvolto emotivamente, il ritorno di Mario Strikers con Battle League, terzo capitolo della saga, sviluppato anche questo da Next Level Games. Il gioco promette bene e riprende l'estetica a metà tra il cartoon e una produzione adulta che aveva caratterizzato i giochi su GameCube e Wii, e ripropone anche il gameplay arcade dal ritmo serrato che ci si aspetta da una produzione del genere. La buona riuscita di un progetto arcade, secondo me, dipende tutta dalla validità dell'offerta contenutistica, e Battle League sembra proporre una montagna di roba. Ad esempio c'è la personalizzazione del vestiario con tanto di cambio di statistiche, e inoltre il tema principale del capitolo sembra quello del poter combinare gli stage tra di loro, come si vede all'inizio trailer. C'è da capire però come questa feature influenzerà il gameplay. Anche in questo caso devo indirizzare la vostra attenzione su due caratteristiche che, come andremo a vedere, sono state il perno di questo Direct. Abbiamo sia una data imminente, Strikers tornerà il 10 giugno, sia un'attenzione particolare all'online play, che si articolerà in diverse modalità, tra cui quella che permetterà di formare un club composto da 20 giocatori al massimo. Datemi un roster gigante, un corposo story mode e qui per me parliamo di GOTY. A proposito di online play, Nintendo ha mostrato qualcosina in più di Splatoon 3, non offrendo però ancora una data definitiva. Sono interessanti le novità della Salmon Run, ma è difficile da digerire la musica che accompagnava le immagini. Questo è purtroppo un trailer che sa un po' di riempitivo, e sono convinto che presto riceveremo un Direct interamente dedicato alla produzione che metterà in luce le vere novità rispetto al secondo capitolo. Ora come ora non è stato mostrato nulla che distacchi Splatoon 3 dai suoi predecessori. Entriamo ora nel territorio dei JRPG, un genere che senza ombra di dubbio ha dominato il Direct. Qui è stato svelato il remake del primo Front Mission, uscito originariamente su SNES, e a seguire anche la promessa che in futuro arriverà il rifacimento del secondo capitolo, che immagino sarà un po' un riciclo di parecchi asset del first. A proposito, sapevate che Front Mission 1 uscì prima su SNES, poi fu portato su PS1 con il nome di First, e in seguito questa versione fu convertita per DS nel 2007? La serie però col tempo si è trasformata, abbracciando un gameplay action e per la qualità che l'aveva contraddistinta, ma oggi torna alle origini su console Nintendo con un remake a tutti gli effetti. Quella di Front Mission è una serie di JRPG tattici a tema militare dove si controllano i Wanzers, che no, non sono dei Panzer guidati da Waluigi, ma piuttosto dei mech futuristici. Le aspettative sono alte, ma attenzione, perché dietro lo sviluppo c'è Forever Entertainment, studio che non brilla proprio per la qualità delle sue produzioni. Dita incrociate per questo importante ritorno. Niente da dire sul free-to-play Disney Speedstorm, non è che abbia fatto proprio una bella impressione, ma i più attenti di voi si saranno domandati: ma che fine ha fatto Chocobo GP? Beh, in realtà il gioco è stato mostrato, ma solo durante il Direct giapponese. Qui è stata confermata la presenza di Cloud come personaggio giocabile, che sarà però sbloccabile solo previo acquisto del Season Pass. Le differenze più importanti con la versione occidentale del Direct risiedono nel trailer di 13 Sentinels, in uscita il 12 aprile, e nella presentazione del seguito di Voice of Cards, previsto per la prossima settimana, il 17 febbraio. A maggio anche noi europei vedremo The Centennial Case, Ashijima Story, un'avventura grafica dai toni cupi tutta in live action. Capolavoro. Continuano i ripescaggi a tema Star Wars, e questa volta è il turno di The Force Unleashed, action adventure in terza persona accolto con grande entusiasmo all'epoca della sua uscita. Non so, a quanto pare la base utilizzata è quella della versione 360, ma io più guardo le immagini più mi sembra si tratti della versione Wii. Non è certo un bel modo per presentarsi, c'è però una nota positiva: il gioco costerà solo 19,90. A prezzo pieno invece la Ezio Collection, che mi dispiace dirlo, ma sembra ottimizzata veramente male. Storicamente Ubisoft ha avuto qualche problema a portare la saga degli assassini su Switch, e dalle immagini mostrate ieri direi che anche i tre capitoli con protagonista Ezio sono stati convertiti in fretta e furia. Il gioco esce il 17 febbraio, fra pochissimo, ma fossi in voi aspetterei qualche recensione prima di procedere
procedere all'acquisto. Se avevate bisogno dell'ennesima conferma che questa era una presentazione con un occhio di riguardo per il pubblico giapponese, beccatevi SD Gundam Battle Alliance. Non sono un appassionato dell'universo Gundam né della serie di videogiochi e credo che questo sia un titolo rivolto a una ristrettissima cerchia di appassionati. Di più, non penso che ci sia da dire. Qualche parola invece va spesa per la remaster di Chrono Cross. Dopo mesi di rumor, finalmente abbiamo la conferma ufficiale che il leggendario JRPG di Square tornerà su console di attuale generazione. Ora, fa stranissimo parlare di Chrono Cross prima di Trigger, e inoltre il gioco soffre tantissimo il passaggio all'HD, un po' come tutte le produzioni PS1 dell'epoca. Lo stacco netto tra i modelli poligonali e gli sfondi pre-renderizzati viene accentuato a dismisura dai nuovi filtri e dalla risoluzione di gioco. C'è però un barlume di speranza. Sulla pagina ufficiale dell'eShop vengono indicate tantissime opzioni con cui si potrà alterare la qualità dell'immagine, sicuramente una feature molto apprezzata. Con il gioco arriverà anche per la prima volta in occidente Radical Dreamers, un'avventura testuale che serviva un po' da ponte concettuale tra Trigger e Cross. Non penso che mi cimenterò mai in un'avventura del genere, ma mi fa ridere che Nintendo sia riuscita a citare il Satellaview in questo Direct. E poi, fermi tutti, il gioco costerà solo $19,90, un prezzo ottimo se si considera l'importanza storica di Chrono Cross. Speriamo solo che Square ne faccia un'edizione fisica. Solo amore per il nuovo trailer di Kirby e la nuova feature della boccomorfosi, che a parte il nome orrendo in italiano, sembra veramente una genialata. Se il primo trailer mi aveva lasciato freddino e il secondo invece aveva completamente ribaltato la percezione del gioco, questo terzo, porca miseria, mi ha messo addosso un hype assurdo. Si vede che il team di sviluppo ce la sta mettendo tutta, non solo per creare un buon titolo in 3D, ma anche nel rendere il primo Kirby tridimensionale anche uno dei migliori episodi della serie. Ci sono tantissimi elementi che mi hanno ricordato Cappy e Super Mario Odyssey, così come diversi concept ripresi da Galaxy 2. Ma inoltre il gioco sembra essere stato curato in ogni minimo dettaglio, basta solo guardare la qualità delle cutscene per rimanere sbalorditi. Il 25 marzo questo sarà un must buy. Cosa c'è di meglio del baseball su Switch? Probabilmente tutto. Ma rendetevi conto che a modo suo anche MLB The Show ha la sua importanza storica. Si tratta del primo titolo pubblicato da Sony ad approdare su Switch. Dai, fa impressione vedere quel logo in copertina. Sapete già la mia opinione sulle versioni in cloud di Kingdom Hearts, in particolare sul loro costo. E invece porca miseria che bomba che è stato l'annuncio della collection di Klonoa, che include i primi due episodi della saga. Due platform che magari non avranno fatto la storia del videogioco, ma che nel corso degli anni si sono ritagliati una nutrita schiera di appassionati, tanto da venire considerati dei cult del genere. Tra l'altro il primo Klonoa sembra sia stato rifatto da zero, non si tratta infatti né della versione PS1 né del remake per Wii. Questo spiegherebbe perché Bandai Namco ci ha messo così tanto ad annunciarlo. Si tratta molto più di un semplice porting. Aspettiamo di scoprire quale sarà il suo prezzo, però intanto un altro TG Poro Leak confermato. Bene così. Totalmente a random arriveranno anche due Portal su Switch, due puzzle game in prima persona geniali, in particolare il secondo, che è un vero capolavoro. Si tratterà del primo gioco Valve su Switch, forse addirittura su console Nintendo, ma dovrei controllare. E la cosa migliore è che costerà solo $19,90. Meno allettante il prezzo di Live Alive, che arriva di prepotenza in occidente a un passo dal full price, ben 50€. Ok che si tratta di un JRPG storico, di un'occasione imperdibile per sperimentare per la prima volta una delle produzioni Square più particolari in assoluto, e anche un gioco che, se vogliamo, ha gettato le basi un po' come Saga Frontier per quello che sarebbe stato poi Octopath Traveler. Ma €50? Non so, mi sembra veramente un'esagerazione, considerando anche gli altri prezzi proposti da Square in questa conferenza. Ma ora un'altra bomba atomica, Nintendo Switch Sports. Lo ammetto, sul momento mi sono un attimo irrigidito di fronte a questa presentazione, perché tra la cringiata di vedere coi zoom in completo da pallavolo e la bruttezza dei nuovi avatar, mi è sembrato di rivivere il periodo buio delle presentazioni Kinect, altro che Vietnam. It instantly mimics me on screen. Però poi, razionalizzando, si tratta di un'offerta allettante, costerà solo $39,90, e anche di un titolo fondamentale all'interno della libreria Switch, che di sicuro venderà uno scatafascio di copie. Ottima la selezione degli sport al suo interno, ancora meglio gli aggiornamenti gratuiti che aggiungeranno nuove modalità e anche il golf. Poi si parla di un online play strutturato a dovere e anche di un network test previsto per la prossima settimana. Nintendo, non credo di essere pronto a un approccio così consapevole verso la modernità.
sicuro vada tutto bene. Il gioco tra l'altro arriverà fra pochissimo, il 29 aprile. A seguire si è rifiatato un po' con Taiko no Tatsujin, Triangle Strategy e una nuova demo che permetterà di giocare fino al capitolo 3 e di portare i propri progressi sul gioco finale, un nuovo trailer del DLC di Cuphead e anche due free update per Metroid Dread. La modalità super difficile e quella super facile, oltre a un boss rush che arriverà in seguito. Mi dispiace dirlo, ma mi sa un po' di occasione sprecata. Avrei preferito un supporto un bel po' più corposo al gioco, magari con dei DLC a pagamento in grado di espandere l'avventura principale. Ma ora è tempo di un'altra bomba atomica, anche se i più giovani non realizzeranno quanto importante è stato questo annuncio. Arrivano su NSO i primi due modder, o meglio, Earthbound e Earthbound Beginnings, due JRPG che hanno fatto la storia del genere su NES e SNES, anche se sono rimasti sempre molto di nicchia. Richiestissimi dai fan a gran voce ormai per decenni, negli ultimi anni sembra che si sia sbloccato qualcosa sul fronte Nintendo, e chissà, magari prima o poi riusciremo a vedere localizzato ufficialmente in Occidente anche il terzo capitolo uscito solo per GBA, quando la libreria sarà disponibile su NSO. I giochi li trovate già su Nintendo Switch Online, e di sicuro Earthbound è invecchiato molto meglio di Beginnings. Prima della chiusura c'è stata un'altra rapida carrellata. Getsu Fumaden è già disponibile su eShop, e anche i Lego ci provano a fare il loro Smash. Fine. Del pacchetto aggiuntivo di Mario Kart ve ne ho parlato nello shorts di stamattina, ma aggiungeremo qualche cosa in conclusione del video. Per ora fatemi passare rapidamente su Xenoblade Chronicles 3, che porca miseria sembra veramente una bomba. Sono bastati 3 secondi di trailer stracompresso dallo streaming per vedere comunque una produzione che mangia in testa a leggende Pokémon Arceus. Complimenti a Monolith per aver tirato fuori quello che sembra un titolo mastodontico e che ricorda i momenti più ispirati di Xenoblade 1 e X, e anche per essersi limitata col fanservice, creando dei personaggi femminili con delle tette normali. Un traguardo per l'umanità intera, grazie. Il gioco è previsto per questo settembre e non vedo l'ora di scoprire il suo combat system e anche l'intreccio narrativo che lo porrà come proseguimento di Xeno 1 e 2. Quindi tiriamo le somme, per me è stato un direct impressionante e lo metto alla pari di quello delle 3 2021. Solo che lì abbiamo avuto sia Dread che Breath of the Wild 2. Ieri invece, nonostante i tanti grandi assenti, sono rimasto comunque ultra soddisfatto. Capisco che qualcuno potrà essere rimasto un po' con l'amaro in bocca, in fondo è impossibile accontentare tutti, e c'è anche stata una forte presenza di JRPG, merito anche del supporto impressionante di Square Enix, e a tratti il Direct sembrava pensato proprio per un pubblico giapponese. Ma il ritmo è stato molto serrato e siamo stati investiti da un'ottima quantità di annunci. Tra platform, JRPG, sportivi arcade, tattici, puzzle game, ce ne sono stati veramente per tutti i gusti. Qualcuno potrebbe dire, ma che fine hanno fatto Mario, Zelda e gli altri nomi che tutti quanti aspettano? Ma il discorso è sempre lo stesso. L'anno è lungo ed era impossibile aspettarsi che Nintendo si bruciasse tutte le sue carte migliori a febbraio. Breath of the Wild 2, Metroid, Bayonetta 3 o un nuovo Super Mario te li giochi durante le 3. Va apprezzata invece la concretezza con cui Nintendo ha confezionato 40 minuti di annunci di giochi che usciranno da qui a 4-5 mesi. Non ci sono stati teaser, logo trailer o altri trucchetti che magari creano hype nell'immediato, ma poi generano il vuoto e la frustrazione negli appassionati. Vero Metroid Prime 4? E questo non fa che rafforzare l'idea che il 2022 di Nintendo sia strapieno di roba, e se questa è la prima metà, non oso immaginare cosa tireranno fuori da giugno in poi, fino al periodo delle vacanze natalizie. Perché se Xenoblade me lo immaginavo a novembre, averlo anticipato a settembre può significare solo una cosa: che lo slot più importante, quello di Natale, sarà occupato da un'altra produzione. Attenzione, perché questo potrebbe anche significare che, causa sovraffollamento, qualcosa potrebbe essere rimandato al 2023. E in ultimo bisogna dire che dopo un direct del genere è palese quanto Nintendo creda nella sua console e sia convinta di poter estendere il suo ciclo vitale a dismisura. Io del Driver's Pass ve ne avevo già parlato un mese fa, non immaginavo sarebbe arrivato su Mario Kart 8 Deluxe, ma l'aver reso il titolo un gioco a supporto continuo esattamente come Smash forse era l'unica mossa logica da fare per creare le possibilità di sopravvivenza di una console che è data per spacciata dal 2018.
Viene da chiedersi perché Nintendo abbia aspettato così tanto per tirare fuori un Nintendo Switch Sports, perché non abbia investito da subito sulle potenzialità di Mario Kart 8 e perché, solo ora, si stia rendendo conto della necessità di creare un ecosistema in grado di supportare l'online play. Resta il fatto che, nonostante il tempo sprecato, questa scelta arrivi adesso, al momento giusto, e vedo un futuro molto interessante per la Switch in questo nuovo 2017. Tenetevi forte perché ne vedremo delle belle. Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, per aver fatto parte della storia Poraccia ieri sera e anche per tutte le prossime volte che deciderete di supportare il canale anche con un piccolissimo gesto. Se volete, sapete dove trovarmi, altrimenti ci vediamo domani per un nuovo video. Voi mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Direct. Ciao. Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! No, ragazzi, è la volta buona che mi sento male. È la volta buona che mi sento male.